noi dobbiamo capire che apparteniamo a una cultura straordinaria, straordinaria, che però ha avuto un suo percorso storico, no? E questo percorso storico è un percorso che è stato segnato a un certo punto da un'inversione di rotta, da una rottamazione, dove si è ripresentato il rimosso. Quando la scienza si è opposta al sapere filosofico spirituale, perché coincideva medievale, e come dice Whitehead, con lo stesso senso dell'assoluto, ha messo nella scienza l'atteggiamento che era stato della fede. Ragazzi, questo bisogna capirlo, mi capite? E cosa è successo? Che la scienza ha avuto dei vantaggi immediati, perché è ottima la scienza, ripeto, non è che penso che dobbiamo essere, lui ha detto andiamo finalmente nei mezzi tecnologici, è stato l'uso che se ne fa, dove andiamo, come la usiamo, per tutti, per qualcuno, Allora, il problema che cosa è stato? Primo, che l'uomo ha creduto di essere un essere superiore, che non siamo, siamo un essere più complesso e questo implica una maggiore fatica a essere se stessi. Forse il mio cane, il mio gatto faranno meno fatica di me. Due, che noi non possediamo il mondo, non è nostro. Ognuno di noi, lascia una traccia in questo mondo e la traccia è una traccia che sarà in un modo o nell'altro a seconda di come ci siamo mossi, di come ci siamo regolati nel rapporto con la natura e nel rapporto con gli altri. Quindi questa superiorità dell'Occidente, di cui sono stufa e strastufa, che ha permesso e giustificato anche storicamente, no? Guerre, invasioni, no? Invasioni non soltanto invasioni belliche, ma invasioni di mentalità. Intrusione in altre culture senza la pazienza di ascoltarle, di apprezzarle, di fare un piccolo spazio nella propria sensibilità, nel proprio cervello per ascoltare anche quello che può dire un indiano, un cinese che vengono da altre culture. Invece questa idea della superiorità da imporre a tutti quanti gli altri. E poi l'altro concetto fondamentale che secondo me ci ha distrutto, e cioè che siccome il paradigma scientifico era molto utile e trasformava la realtà in un senso di vantaggio per l'uomo, è stata identificata tout court la scienza con quella roba lì, mi capite? Per cui essere scienziati voleva dire piegare la conoscenza di certi aspetti del reale dentro in quelle formule. Senza preoccuparsi se le formule erano sufficientemente duttili, flessibili, capaci di rappresentare quello che si voleva rappresentare. Oggi, se voi parlate con un astronomo che vi spiega quello che è successo e che stiamo studiando, la presenza di un altro sistema planetario, cioè non è che ci si capisce perché la modalità, addirittura loro fantasticano la presenza da come si comporta quello che riescono a cogliere. Mi capite? Perché sono distanze talmente grandi che non è possibile vedere e toccare coi sensi, no? Quindi come possiamo pensare che quel sistema lì metrico decimale sia stato quello che permette di comprendere tutto? E l'altra grande sciagura cosa è stata? Che in questa divisione di potere, allora, dovendo accondiscendere al fatto che la scienza dettava legge sulla conoscenza materiale, si è infilato nel pensiero religioso tutto ciò che aveva a che fare con lo spirito. E quindi questa cosa ha creato quella frattura, che ancora oggi è fortissima. Io che lavoro nel campo, che ho lavorato tutta la vita nel campo della sanità, far capire a un medico, ma a volte anche ai giovani ostetriche che vengono fuori dagli studi tutti quanti scientifici di senso tradizionale, che la donna che partorisce o il paziente che si riferisce a una persona per essere curata è una persona. E che il modo in cui tu la accogli, il modo in cui tu la rispetti, il modo in cui tu la tratti, incide sull'esito positivo o negativo di quello che tu fai, è una cosa difficilissima. Adesso parlo di 15 giorni fa, è uscito un trafiletto sul Fatto in cui un giornalista, non mi ricordo chi era, denunciava l'autismo della classe medica. No? Nel senso che la freddezza, no? Questo camice che ti respinge, no? E questo è un modo per impedire la cura, perché la cura chiede, richiede un coinvolgimento. Per fortuna non è tutto così naturalmente, però in gran parte ancora si fatica a far capire questa cosa. Allora, questa mettere tutto a grappolo, quello che è spirituale all'interno del pensiero religioso,
Io che sono una persona, io sono una persona laica, però ho un grande rispetto per il senso religioso, lo apprezzo e credo che sia l'espressione, no, di una modalità di ognuno di noi, no, di rispondere a questo grande mistero in cui siamo immersi. No? Allora, mettere lì tutto ciò che non è materiale è una cosa grossolana, mi capite? E cosa è successo? È che lentamente nel tempo qualcuno si è preoccupato di codificare in una maniera diversa anche gli eventi che appartengono alla vita psichica. E questo è accaduto nell'Ottocento, però io dico sempre che la psicologia è arrivata a buona ultima, no? Proprio perché c'è voluto una decadenza del pensiero religioso perché si lasciasse libera una parte della conoscenza e ci si domandasse come mai c'era questa sofferenza di carattere emotivo. E badate, è nata sulla sofferenza, non è nata sul non so, sulla gioia, sulla speranza, sulla bellezza, è nata nel momento in cui si accorgeva che c'erano delle persone che soffrivano. E adesso non sto a farvi la storia perché è complicata, anche se è molto interessante. I primi studi li ha fatti sulle esteriche e prima di Freud le ha studiate a Parigi Charcot, nel famoso ospizio del Salpêtrière, dove per la prima volta Charcot, utilizzando il metodo scientifico, volle cercare di trovare un'interpretazione ai comportamenti che sembravano assurdi e incomprensibili delle isteriche attraverso una modalità che non fosse quella di chiamare il prete per togliere l'indemoniamento, e quindi in una modalità scientifica. Adesso non posso perché sennò perdiamo la strada. Comunque interessante, perché già lì comparivano delle cose che ci farebbero riflettere su perché le persone stavano male. Poi ci fu Freud, ma anche lui partì dalla sofferenza, e Freud ebbe un altro grande svantaggio, secondo me, poi gli voglio molto bene, è stato un grande genio e ha capito delle cose straordinarie che si trovano, per chi lo legge, fra riga e riga, no? Meno delle sue grandi verità che mi insegnano all'università. È più interessante il Freud nascosto, perché ha intuito, però fu molto condizionato dal tempo, dall'epoca e dalla voglia di far diventare scientifica la psicologia. E proprio banale, è la cosa più facile, più materiale della psicologia che lui poteva utilizzare per renderla scientifica era la sessualità. E quindi si è infognato lì. Ecco, non sto a parlare di questo, se no ci vuole una mattina, lasciamo perdere questa cosa. Però per dirvi, no, che comunque incominciava a si accorgeva della sofferenza. E se voi avete, non so, uno sguardo, pensate alla letteratura, Leopardi poi prima ancora. Ma la letteratura, l'arte, la musica, pensate a cavallo 800-900 cosa è successo. Io che amo moltissimo tutto il ciclo viennese, pensate Klimt, Schiele, la musica, no? La fine della forma sonata, l'introduzione, no, di ritmi e melodie popolari dentro nella musica classica, la dissoluzione della tonalità in Schoenberg. Cioè, vogliamo capire che il mondo sentiva che stava succedendo una tragedia? Vogliamo capirla? Un'altra grande cosa. Vi rendete conto, e io sono un'appassionata di musica come Mauro, no? Che per dare sensualità ed emotività alla musica occidentale, a un certo punto ha dovuto arrivare la musica dei neri africani dall'Africa, schiavi, con i loro blues, con i loro canti, no? A portare vitalità e sensualità a una nostra musica che stava appiattendosi in una forma tutta razionale di ricerca di novità. Vanno lette queste cose, vanno lette, bisogna capirle. Allora cosa voglio dire? Voglio dire che, lo dico sempre, noi non abbiamo elaborato la tragedia del Novecento, mi spiace, lo dico, lo ripeto, è così, no, non abbiamo elaborato, non ci rendiamo conto. E forse oggi, Mauro, che vediamo la chiusura di questi paesi dell'est, l'opposizione all'immigrazione, no? Certe fotografie delle persone in coda quest'inverno per avere un tozzo di pane al freddo con mamme, con i bambini piccolini, mi facevano venire in mente i campi di concentramento, ma noi abbiamo elaborato il lutto, ci siamo domandati perché siamo caduti così in basso. Non si può essere così supponenti, no?
bisogna domandarsi perché, no? Altrimenti, no? Allora, non è che tu, se tu non cambi qui, non cambia niente di tutto il resto, è un cambiamento esteriore, ma non cambia l'interiorità. E io cito sempre che in questa grande tragedia della guerra è nata una cosa che ha rivoluzionato la psicologia, no? E la mia domanda è sempre quella: perché di queste cose non si parla? Perché queste cose non entrano in università? Con questo modo, non come se fosse, no, prima c'è stato questo, poi questo, senza dare il senso della rivoluzione che è accaduta.